Gavarzere ieri sera alla fiaccolata organizzata per ricordare la 37enne uccisa a botte dal marito. Non c'era l'intenzione di uccidere, così l'avvocato che difende Natalino Boscolo. A un mese dalla maxi operazione di polizia di Via Monte San Michele si parla di rinascita. Continua il lavoro della polizia anche all'interno della stazione ferroviaria di Mestre nei sottopassi di Marghera. TG Venezia, tutti voi una buona serata, lo avete sentito dai titoli, ci occupiamo anche questa sera del femminicidio avvenuto a Cavarzere. Beh, ieri sera c'era tutta la città, tutta la comunità per ricordare in questa fiaccolata davvero commovente ed emozionante questa donna che era stata uccisa a botte dal marito, tutti i particolari. Uomini, tantissime donne, intere famiglie con i bimbi in passeggino. Erano in 500 ieri sera a Cavarzere per dire no ai femminicidi e per ricordare Maila Beccarello, la donna uccisa a botte. In carcere per la sua morte c'è il marito, Natalino Boscolo. Un corteo silenzioso, in mano una candela e al polso un fiocco rosso, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. E come recitava lo striscione portato da quattro donne e che apriva il corteo, la fiaccolata di Cavarzere ha voluto lanciare un unico messaggio: stop alla violenza. Il senso è duplice. Da una parte, naturalmente, come comunità ci associamo e ci abbracciamo la famiglia di Maila per quello che è successo e per il triste evento. Dall'altra parte invece mettiamo l'accento a un problema che è un problema che persiste non solo nel nostro territorio ma nell'intero territorio nazionale, anzi mondiale, che è quello della violenza contro le donne. Questo può servire, spero possa servire, come segnale perché questo non possa più succedere. Anche i bar e i ristoranti per mezz'ora durante la fiaccolata si sono fermati, come chiesto dal sindaco Tommasi. Confusi tra la folla anche alcuni familiari di Maila, tra loro il fratello, il cognato e una zia. Ma è un intero paese ad essere sceso tra le vie di Cavarzere per dire alle donne di chiedere aiuto, di non aver paura. Un messaggio lanciato dal palco anche dalla responsabile di un'associazione che aiuta le donne vittime di violenza. Il nostro centro appunto è a disposizione di tutte le donne che anche solo pensano di vivere una situazione di violenza. Siamo a piena disposizione in questo senso. L'avvocato che sta difendendo Natalino Boscolo ha dichiarato: non c'era l'intenzione di uccidere, solo due schiaffi e un pugno, poi Maila è caduta dalle scale. I traumi però sul corpo della donna raccontano tutt'altra storia, sentiamo. L'accusa per Natalino Boscolo è di omicidio volontario, aggravato dal rapporto di parentela e dalla particolare crudeltà. Ma per Andrea Zambona, avvocato difensore dell'omicida, le cose sono andate diversamente. Il signor Boscolo Natalino ha colpito la signora con due schiaffi e un pugno, non sono certo elementi tali da poter far pensare che vi fosse una volontà omicida, per cui questo omicidio a giudizio della difesa andrà derubricato a preterintenzionale, cioè vi è una base dolosa ma non l'intenzione di uccidere. Un racconto non compatibile con la descrizione dei traumi riportati da Maila, il cui corpo senza vita risulta martoriato da numerosi e gravissimi ematomi. Una discrepanza che la difesa prova a spiegare così. Oltre a queste tre, questi colpi inferti direttamente da Natalino Boscolo, ci sarebbero ulteriori traumi, uno legato a una caduta accidentale in doccia, e una seconda caduta che avviene in prossimità delle scale. Natalino Boscolo è una persona distrutta, assicura il legale, per le conseguenze di quella che era iniziata come una semplice lite per gelosia. Lui aveva appena ricevuto un messaggio di natura amorosa da una donna di nazionalità rumena e lo aveva letto a voce alta alla consorte. Questo ha provocato l'ira della moglie, da qui è partita questa lite che poi purtroppo è finita tragicamente. Non vi era, ripeto, alcuna intenzione di uccidere la moglie. Per questo è profondamente dispiaciuto, ha ripetuto nel corso dell'interrogatorio, dopo aver pianto dirotto, che la sua intenzione è quella di poter risarcire i danni che ha cagionato. Una difesa apparsa a dir poco fragile agli inquirenti, che contano di ottenere le prove necessarie a inchiodare Boscolo alle sue responsabilità dall'autopsia e dall'esame radiologico previsti per lunedì. Poi il corpo di Maila sarà restituito ai parenti per i funerali, che con ogni probabilità non si svolgeranno a Cavarzere ma a Santa Maria di Sala, dove la 37enne aveva passato la sua infanzia.
Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Mestre in via Monte San Michele, perché un mese dopo la maxi operazione di polizia i residenti dicono davvero stiamo rinascendo, non si vede più l'ombra di uno spacciatore. Vediamo. Dal 10 luglio che ho assistito dalla finestra assieme alla mia famiglia all'intervento delle forze dell'ordine, è una cosa che tutti i cittadini richiedevano ormai da anni. La cosa è completamente trasformata, perché dal 10 luglio non ho più visto nessuno spacciare, almeno qui nel raggio di 500 metri. Questi cartelli posizionati dai residenti di via Monte San Michele proprio nei giorni successivi all'operazione di un mese fa, qualcuno aveva il timore che nel giro di qualche giorno tutto sarebbe ritornato come prima. Non è andata invece assolutamente così. Come potete vedere, la via è assolutamente tranquilla e sembra che si tratti di una situazione permanente a questo punto. Adesso sì, si vede la tranquillità, si vede. Non ci sono più spacciatori, in pratica da quel giorno là zero. C'è comunque forze di polizia, dell'esercito che girano, eccetera, e basta, più visto niente, quindi perfetto. Se lo spaccio in terraferma è ben lungi dall'essere un problema risolto, almeno in via Monte San Michele è stata vera rinascita. A 30 giorni dalla maxi retata che ha smantellato l'organizzazione di spacciatori nigeriani che teneva in pugno la zona, ne sono convinti gli ancora increduli residenti, tra i quali dopo anni di abbandono cominciava a serpeggiare la rassegnazione. Sul marciapiede qui davanti, a 50 metri da qui, quotidianamente c'erano seduti dai 10 ai 20, 30, non soltanto ragazzi di colore, che non ci sarebbe nulla di male, ma erano quasi tutti, al 100%, operatori della criminalità organizzata. Speriamo, a questo punto parlo per me, speriamo si siano trasferiti altrove. Anche se la pessima fama della zona per qualcuno è dura a morire. Io non passo mai qua, in questa zona qua, evito di passarci, quindi non so dire niente. Ma evita di passarci perché? Perché sento tanti discorsi che mi fanno paura, insomma. Oltre al presidio quotidiano delle forze dell'ordine, prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale per sottrarre il quartiere al degrado. A qualche decina di metri di distanza, nei giardinetti di Via Piave, ieri sera è andato in scena il nuovo appuntamento col cinema all'aperto, che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini fin dal pomeriggio, con stand gastronomico e musica dal vivo. Se questo quartiere è davvero rinato, parte del traffico della droga si è spostata inevitabilmente tra la stazione ferroviaria di Mestre e il famoso sottopasso di Marghera. E proprio in questi punti specifici la polizia sta concentrando un lavoro. 48 ore fa l'operazione in grande stile della polizia ferroviaria e degli uomini della questura veneziana contro illegalità e abusivismo all'interno della stazione. I controlli sono scattati all'unisono nei principali scali ferroviari d'Italia: Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo. A Mestre la verifica capillare dei viaggiatori e dei loro bagagli si è allargata ai due sottopassi ciclopedonali, sempre più frequentati da chi compie attività illecite. L'operazione ha visto l'impiego di 70 agenti suddivisi in 16 pattuglie, 130 le persone controllate, per tre di loro, immigrati irregolari, sono state avviate le procedure per l'espulsione. Due giovani donne cinesi sono state denunciate a piede libero per ricettazione, stavano nascondendo sotto gli indumenti grossi fasci di banconote di dubbia provenienza e alla vista degli agenti hanno tentato invano di fuggire. Proseguono intanto in laguna e in terraferma i controlli estivi di tutte le forze dell'ordine. Per quelli della polizia locale sono attive da qualche giorno anche le pattuglie in bicicletta. Stiamo facendo del nostro meglio, assicura l'assessore comunale alla sicurezza Giorgio D'Este, all'interno di un quadro normativo che, come noto, limita molto la nostra libertà di azione. Ci auguriamo soprattutto che in questo senso adesso ci sia un riconoscimento da parte del governo a fornire agli operatori di polizia quegli strumenti giuridici capaci di essere maggiormente incisivi nei confronti di chi vuole delinquere o pensa di venire qua veramente a sconvolgere la vita delle persone. Questo non è un qualche cosa che cercheremo di non consentirlo mai, per cui continueremo a fare un lavoro anche verso il governo. E questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona serata.